New Delhi. In questo video andiamo a visitare il Bazar della Domenica, poi andiamo a visitare il pozzo di Ugrasen Ki Baoli e infine ci facciamo una passeggiata alla Porta d'India. Buona visione! Oggi è domenica, c'è poca gente per le strade, i negozi sono chiusi. Andiamo nella zona del bazar, dove ci dovrebbe essere il mercato. Vediamo un attimo cosa troviamo. Thank you.
mezzo a una festa, c'è una processione con i carri, la banda musicale. Questa è l'ambulanza. Got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone eternally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see. I ain't the one to fuck with, now they looking nervously. And I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see. I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you gonna need some therapy. I got the motherfucking recipe. I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy. You'll be looking small when you're standing right next to me. I'm 5'10", bitch, but I'm 10 feet next to me. I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do
can go kick rocks. I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks. I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way. Basta sfusa. Spezia rossa dovrebbe essere curcuma, mentre la gialla curry. Devo prenderla. Questo dovrebbe essere bacche di curry. Dovrebbero.
Il bazar è enorme, non si finisce mai di girare e ho preso la strada più corta, non sono stato dove c'era troppo casino, troppa gente. Sia sale. Vado a visitare Ugresan, Kibaoli.
Ugrasen, Chibaoli è un pozzo gradini, un po' come il nostro pozzo di San Patrizio. Si scende giù e sotto c'è l'acqua. Si ritiene che sia stato originalmente costruito dal leggendario re Agrasen e l'architettura attuale suggerisce che sia stato ricostruito nel XIV secolo durante il periodo del sultanato di Delhi. Questo praticamente è un pozzo, tipo Pozzo di San Patrizio in Italia, praticamente si scendeva giù con i cavalli, con i muli, e si andava ad abbeverare giù. L'acqua non è pulitissima. Questo è il pozzo, è costruito da un antico regnante indiano. Sto vedendo se vado alla Porta d'India, sto facendo la passeggiata. Comunque ve lo sconsiglio perché non ne prendo il tuk-tuk, che ogni 10 metri vi chiedono soldi. È una cosa incredibile. Cioè, mi dispiace, però non è che posso dare soldi a tutti. È un enorme parco verde dove la gente si viene a fare la passeggiata. Ci sta la Porta d'India, delle fontane e tanto tanto prato. Questo video finisce qua. Ciao a tutti, al prossimo.